Più sopportabile.
Dunque non c'è la sigaretta? No! È vietato fumare! Che schifo mi fa manicare, che schifo! E chi me lo doveva dire io? Carlo Scaduzzo, attore e regista, che l'ho in questa maniera! Colpa tua, colpa tua! Ha rifiutato quel posto di cameriera al ristorante dal nero di seppia! Potevamo sistemarci per sempre! E a cosa poteva aspirare uno come te a un volgare posto da cameriera? Io, Carlo Scaduzzo, attore e regista di primo ordine, cameriere dal ristorante dal nero di seppia! Ho scritto 7 opere! 7, capisci? E dove stanno? A dormire in un cassetto. Nessuno si è mai preoccupato di rappresentarmele, è vero? È vero. E perché? Perché non valgono niente. E voi mi fate schifo, e come umanità e come famiglia. Perdi tempo! Illusa, illusa. Vedrai un giorno tutte le città tappezzate con i miei manifesti. Stasera si rappresenta la grand'opera del maestro Carlo Scaduzzo. Titolo: La figlia dell'onesto e laborioso Peraciccio, ovvero L'onore non ha prezzo. Ovvero sia, signore, non lasciatela stare in bacio con la povera ragazza, non vedete che non è fare per i vostri denti? Ma non lo dico, no! Ignorante, ignorante ma tu niente! Oggi vanno di nuovo i tiri lunghi, dialogati, ma lasciamo perdere. Bene, senta, come ti senti? Come perché ti senti? Sintomi di anemia, scarso nutrimento, figlia mia. Questa ragazza dovrebbe morire, voi due dovreste morire. E perché? È meglio morire che portare sulle spalle il peso di questa miseria. Una figlia frena e la moglie nulla facente. Ma lasciaci campare in pace e muori tu piuttosto. Impossibile, io sono uno spirito eletto, mi elevo sugli ignoranti. E levati davanti! Ma la mia compagnia si è svegliata e dorme ancora. Non sono mica problemi miei, ognuno le sue disgrazie, no? Olà! Siete qua! Dove avete mettuto il copione di Nizzo e suo ammalamento? È arrivata la principessa! Sorpistacchia! E sei sempre la solita volgare, insensibile! E tu devi migliorare il tuo vocabolario e la dizione! Ma qua dizione? E qua non ci sa niente! Quali conti dobbiamo fare? Ah, come sono caduta in basso! Io, la fan fatale di una sera con te! Ma anche i cani! Io canto, io ballo, io sono una vera soprattutto. Mica come a te va a fare pulizia, va! Ma te fa fare io e le zie! E state le zie! E chi ve la dà tutta sta volta? Quella è perché la mangiatoia e va! Carlo, qua sai che ti dico? E che mi dici? Io me ne vado, perderò la tua prima attrice! Oh no! Non mi puoi far questo! Non mi abbandonare! E io per vedere come farò! Ma va! Niente, che brutta parola, niente. E che vogliamo fare?
Avanti, cammina! E non mi spingere, che ce la faccio da solo! Salve, salve, signore mio! Salve, salve! Speriamo che Dio ce la mangi buona! Mai visto un paese da un pubblico così scostumato? Facevano gli spiritosi? No, no! Facevano le pernacchie! Ne ho ricevuta una che sembrava una mitragliata! Non mi ricordate quella proprio pernacchia? Occupando la sentì, io dissi: chi ha fatto la propria pernacchia? Tiene due corna così. E poi, alla fine dello spettacolo, mi fermò un tipo, alto circa 2 metri. E quei tatuaggi, che mi fa? La propria pernacchia l'ho fatta io, e la corna ce n'è tu. Mi avrà dato minimo una trentina di proprio spettone, e poi... L'hai mandato pure tu? Non sono riuscito a scappare, quasi da papà pazzi. Oh, finalmente, eccovi tutti i piedi. Avanti che sturava seriamente oggi. Solo un attimo, con te. Sono riuscita a recuperare una canna e un po' di sugo. Ecco, bravo, aspetta, amico, vedi? Ehi, dove la posso? Che dobbiamo provare? Aspetta, sono. Torno subito. Allora, oggi dobbiamo provare bene, se no va a finire male. E non me lo dire solo a me. È solo tu, sta. Ma insomma, Betty, vuoi venire sì o no? Eccomi, eccomi. E che fai con quella di mano? C'è un po' di sugo. Fatemi sentire. Ehi, sentirei più tardi. Ma allora, vogliamo provare? Mamma, io esco, Esci. E dove vai? Con chi vai? Esco, vado con Giorgio. Giorgio. E chi è questo Giorgio? E così finiscono tutti i dialoghi con mia figlia. Non c'è! Chi è Giorgio? Ah, Giorgio! È un amico di tua figlia. Anzi, sarà più di un amico se tutto va bene. Sarei tuo futuro genero? Che questo Giorgio sarà il mio futuro genero! Mai! Niente da fare! Io generi così non li voglio. Io preferisco i generi alimentari. Questo sì. Per dirla, la premiata ditta Scaturzo e C. Salute! La premiata ditta Scaturzo e C. Salute! Dicevo, la premiata ditta Scaturzo e C. Salute! Ma cosa lui? C non è uno starnuto! C sta per company! Dicevo, la premiata ditta Scaturzo e C è dal 1910 sulle scene. E io sono Don Carlo, primo attore, capocomico, capo scenografo, capo elettricista. E capo embrella. Dite, di cosa avete bisogno? Sono la segretaria comunale della Brighella, vengo da parte dell'amministrazione comunale. E lo sapevo. Dove sta Vincenzina? Oh, l'avevo detto di mandare la tassa comunale per la spazzatura. Ah, ma non mi preoccupate, provvederemo subito. Ma no, non è per questo, dicevo, l'amministrazione mi ha mandato qui per... La licenza non è stata rinnovata. Ma non vi dovete preoccupare. Ma licenza, non è far parlare. Sono stati stanziati con i tutti per allestimenti dello spettacolo. L'amministrazione vuole dare l'incarico alla vostra compagnia. A proposito, dove sta? La compagnia. L'avete davanti! Siete solo voi? Non tutti, gli altri stanno riposando. Sono appena tornati da una lunga tournée. Ah già, maestro! Che c'è? Puoi permettere se vi lascio? Vado a riposarmi un po'. Andate. Allora, dicevate? Dicevo che il sindaco vorrebbe essere prodotto un grande spettacolo. Al comune hanno fatto il vostro nome. Hanno fatto bene. La premiata ditta Scaturzo C è la migliore della città da più di 100 anni. Le spese allestimento di organizzazione e maestranze sono a carico del comune. Buon fortuna. L'amministrazione vuole che si faccia un grande spettacolo sulla figura di Ruggero II. Ma che Ruggero II? Ma chi è? Ma non è meglio una sceneggiata. È più, come si dice, alla portata di tutti. No, sulla figura di Ruggero II e basta. Ma se non l'altezza mi rivolgo alla nostra compagnia. No, state tranquilli. Avrete lo spettacolo. Ma allora è tutto ok, io me ne vado. Addio. Oh Gesù. E mo come faccio lo spettacolo? E con chi io faccio? Con quei 4 scavezzacarini a tutti. Don Carlo, allora che voleva? Vuole che prepariamo uno spettacolo. Ah, benissimo, allora si lavora. Carlo, poi la spettacolo è già pronto.
pronto? Ehi, fa tre danni che è pronto. Allora, io sono con mamma Clemente, Filomena fa essa, tu Sisso, dove Vincentina fa con mamma adesso, e ma falla fa la femmina che è capo di chi? Ma qua capo di chi, Sisso? Il comune vuole uno spettacolo sulla figura di Ruggero II. E chi è? Ui Gesù, sei proprio questa religione! E come lo facciamo? Sa da fa! Giriamo la musical! Io voglio fare un musical, è il sogno della mia vita! Marilyn, io che faccio Marilyn in Bye Bye Baby! Già, io che ci so a fare? Se permetti la protagonista devo farla io e sono la più vecchia! Appunto, perciò lo farò io? Tu ormai sei vecchia! Dicevo che sto più anni nella compagnia, no che sono più vecchia! Sì! Ma fa che tua parola non era a me, tu sei moscio. Io invece sono un fiore, un bijou, un tulli 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 qua, un bocciolo di rose, una sfaraccia. Uè, guarda le parole, sì, no? Ma cominciano, io spezzavo. E chi si, di chi, una vaia. Ah no, questo non lo permette. Sì, puzzolente. E tu finisci, no? E qua lo spettacolo non lo possiamo fare se non facciamo neanche a tutti. Agli attori! Non lo possiamo fare solo noi, a mafare rovini. E abbiamoci da fare, e scriviamo l'annuncio, dobbiamo farlo pubblicare. Scrivo io. Allora, la compagnia teatrale di Carlo Scaturzo cerca attori per... Attori, ecco. Ma attore generico, è già fatto. È cercatore di sesso maschile e femminile con una certa esperienza. Certo, che significa se non ce l'hanno? Ciao, io posso 20 anni che recito e mi esibisco con uno che ha una certa esperienza. Va bene, cancella. Scrivi. Attori qua e comprovate esperienza. E quei soldi che pigliamo li diamo tutti a loro. Ciao. Con tutti i debiti che abbiamo, appena abbiamo qualcosa di soldi, li diamo tutti a loro. Come dobbiamo scrivere? Fa vedere anche. Ecco fatto. La compagnia teatrale di Carlo Scaturzo cerca attori che abbiano recitato qualche volta e che non si prendano molto per allestire uno spettacolo sulla figura di Ruggero II. Sì, ma speriamo non una figura di una... Cioè, il monologo, iniziamo lei che dice questa cosa di...
Prego, prego, mi scuso se lo interrompo. D'accordo. Sì, sì, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi state ascoltando? Certo, certo. No! Cioè, è sempre il monologo. Io non riesco a capire, cioè, il testo ho mai sentito. Lei poi è molto naturale, quindi non riesco a capire. Complimenti comunque, prego, prego. Vado da capo. Sì, sì. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Ma mi state ascoltando? Neanche un cenno? Ma sul serio pensavo che avessi finito? Preso! Questa compagnia deve dare Carlo Scaturzo. Scaturzo. Sì, e perché volete? Vorrei fare il provino. C'è la faccia. Perché? Che faccia? No, è una faccia molto interessante, ricco. Vieni, ma tu, faccio qualche nocchiattolo, perché tu fai la scrizione. Scusatela, è che voi siete la trentesima persona. Scusatela, ma fateci vedere qualcosa. A dire la verità non confronto proprio niente. Ma qualcosa pur sapete fare. Ah sì, ora ricordo. Un pezzo classico con finale tragico. Prego maestro. La vispa Teresa via tra l'erbetta al volo sorpresa il gentil faccia alla resta e tutta giuliva stringendo la mia gridava al distretto. L'ho presa! L'hai presa, cretina? E ben ti sai che ho farfallina. Non sai che nei prati più inquinati siamo noi, poveretti piccoli insetti. Confusa, pentita Teresa Rossetto. Si schiuse le dita in seguito. Che felicità! Ma cosa per lei, ma non la vedo. Oh, se c'era fatto un vecchino non chiamava, eh? Dai, non la segretaria, vada. Manda un saluto. Ehi, c'è una scorbuta. Ehi, buonasera. Io sarei venuto per i provini. Ah, bellissimo. Fai la tenda un po' interessante. A me pare un po' sciupatino, eh? Sì, sta proprio in forno. C'ho un po' il fegato ingrossato, la cistifella che mi fa male e un po' di arnia bilaterale. Alla faccia! Mi hanno detto che non stava proprio in forma. Basta prendere la vita con filosofia e tutto passa. E da quando sono nato che me la prendo con filosofia. Vabbè, lasciamo perdere, per i provini che avete portato. Una lirica. Una lirica? E che? È una poesia, ignorante. Avanti, dite. La vita è bella, sì. È stato un dono che ti ha fatto la natura. Ma quando vostra vita è una sciagura, voi me lo chiamate dono questo qua? E non parlo per me che sono morto e riesco a guadagnare qualcosa. Ma quanti ne ho visti di disgraziati, ciecati, scemi, gente che non ha avuto e mai visto un poco di bene da questa umanità. Guerre, miserie, fame, malattie, cristiani diventati pelle e ossa e tanta gioventù con il sedere alla fossa. Questo non è un dono, è infamità. Come fa troppo bene, mi chiami? Bravissimo! Che espressione e che profondità! Andate che vi faremo chiamare! Andate! Carlo, scusa, ma ci hanno fatto spettacolo? Ma basta dove l'hai vista? Questo ci vuole qua! Ma Vincenzi, che faccio ora? Allora mi prendete? Ma di dono! Mamma di dono! È pure un'ambulanza! È permesso? Prego, prego! Siamo venuti per il provino e oltre a ballare possiamo anche recitare! Prego, fateci vedere il passo! Siamo quattro, siamo belle, siamo tutte sorelle! Siamo quattro, siamo belle e canta! Terzo lazzo perché siamo le sorelle di pagliacci!
terrazzo quando piove e quando nevica, quando a casa non si osa. Non buttarti da terrazzo, senti invece del pagliazzo. Se sei brutto di imbarazzo, infatti con tuo pagliazzo canta solo con il pagliazzo. Cipriola è un personaggio che parla con i trisi. Rimedi con me,
Svelto, Cicola, svelto! Svelto a bordo, il tuo padrone si è già imbarcato! Svelto, Cicola, svelto a bordo, il tuo padrone si è già imbarcato! Ma quando era andato? Ma che stavi mutando? Imbarcato? Dicevo, provato un felice, provato! Che succede? Perché piangi? Perché? È la battuta, la battuta! Uno fa una battuta e piange! Deve ridere! Stavolta la marea abbandonerà la baia! Tu invece, tu invece devi dire, non mi importa se la baia... Non mi importa se la baia, tanto non muore. Va bene, questa scena la togliamo, la togliamo. Ascoltate! Ascoltate! Ah? Io le parti me lo date! Speriamo. Allora, come sta andando la relazione speciale? Benissimo. Mi raccomando, ci aspettiamo grandi cose. Grandissime cose. Per ciascuna comunità, i musulmani secondo i precetti islamici, eccetera.
che la legge era di diretta ed esclusiva emanazione reale, che il re solo poteva ritenersi al di sopra di essa e che nessun comportamento difforme dalla legge era da considerare un crimine, tradimento. Modernissimo e direi attuale. Alle doti della mente si accoppiavano quelle del cuore. Nobiltà di tratto, coraggio e cordialità. I suoi sogni valevano più delle veglie della comune degli uomini. Alla corte di Ruggero ci fu anche la cultura araba, tra tutti il geografo Alidrisi, che per incarico del sovrano scrisse il libro di Ruggero, che costituisce una delle più importanti opere di geografia di tutto il Medioevo. Il grande re morì nel 1154, dopo 24 anni di regno. Accorrete, gente! Stiamo per dare inizio ad uno spettacolo che non è uguale. Vi narreremo con azioni, geste e parole la grande storia di un grande uomo, Ruggero II. La storia vi verrà raccontata come fosse una storia, ma come tutte le storie del teatro, ha una sua vera verità. Questa che vi narriamo è la storia di Ruggero, un uomo di coraggio, un imperatore forte e onesto a sua prima sfida, un cavaliere d'altri tempi che sognò di cambiare il mondo. È proprio di un sogno parleremo. La vicenda che andiamo a narrare si svolge nella Sicilia medievale. Siamo nella cattedrale di Palermo durante una messa. L'arcivescovo e una diaconessa si rivolgono al re Ruggero, chiedendo la morte di un pastore che si attira fra le montagne predicando il ritorno al paganesimo. Il consigliere del re, il musulmano Idrisi, invoca clemenza. La conquista della propria libertà intellettuale e della propria consapevolezza. Il viaggio di re Ruggero è un viaggio interiore. Una faticosa conquista del suo io più profondo. Sogniamo ragazzi, nel sogno è la conquista. Sogniamo ragazzi, nel sogno è la conquista. Sogniamo ragazzi, nel sogno. Nostro re,
Sulle montagne è comparso un pastore. Egli insegna la gente contro il nostro credo. Dobbiamo difendere la nostra santa fede. Costui incoraggia le donne del peccato. Avete sentito? Chi è costui? Da dove viene? Questo pastore, a quanto pare, si aggira tra i villaggi. Insegna canzoni strane e sottarre, in nome di un Dio mio. È venuto qui oggi, parla la gente. Non possiamo permettergli in panchi il nome nostro credo. Bisogna arrestarlo! Così, mio re, dilagherà il peccato! Re, giusto giudice, pensaci tu, arrestalo! No! Non farlo incitare! Prima che tu possa avere un senso di colpa, fallo portare davanti a te, mio sire. Regina, sei molto saggia. Va bene, conducetelo innanzi a me. Bisogna punirlo, signore! Non lasciare che bestemmi! Non dobbiamo insultare, signore! Re, giusto giudice! Edrisi, ma tu l'hai visto? Sì, sì, capelli di seta, vestito in una pelle come ogni pastore. I suoi occhi sono come le stelle, sorridono pieni di mistero. Portatelo qui, dinanzi al re misericordioso! Il mio Dio è bello come lo sono io. Silenzio, pazzo! Sta zitto! Ma è pazzo! Lasciatelo parlare! Il mio Dio è il buon pastore che vaga attraverso le montagne. Con un grappolo d'uva governa le sue pecore tra i prati di smeraldo. Voi che soffrite, di notte, siete alla ricerca di una mano di gioia. Lui vi troverà. La grazia è nascosta nel suo sorriso. Dichiara di venire da un lontano mezzogiorno e che le radici del suo potere sono negli alberi e nei fiori, definendosi come un Dio della natura. Ehi, vedete, vuoi dare una nuova libertà. Regina, credi le sue parole? Lo guardi come un salvatore? Il mio Dio è misericordioso. Egli predica la verità, egli ama. Basta! Lasciatelo andare lontano sulle montagne. È un falso profeta. Fermo! Quando le stelle brilleranno sul cielo blu, ritorna di nuovo al palazzo, da solo. Mio re, che fai? Inviti il pagano qui! Pendeva dalle sue labbra.
Mio re, paura incomprensibile. Scuote come un turbine. Metali di gelsomino. Hai visto? I suoi occhi brillano. Sai cosa si nasconde nel cuore di una donna? Ho un brivido. Re, tu sei il signore, perché questo strano brivido? Il mio cuore forgiato in bronzo oggi trema. Mi sento come un bambino che ha paura delle forze ostili segrete. Non lasciate che nel vostro cuore entri uno spettro. Ascolta il silenzio della notte. Lascia che il balsamo della notte fluisca la sua volontà. Lascia che il cuore sia pieno di grazia. La tua rabbia passerà. Tu chiedi pietà per il pastore? Hai sentito? Eccolo. Sono venuto da solo. Come ti ho detto, re. Saluto voi, in nome di un grande amore. Dove sei andato? Con un sorriso verso le stelle del sud. La mia impronta sulla strada troverete. Perché incanti i tuoi seguaci? Chi ti ha mandato a noi? Chi mi ha mandato? Dio, con le distese verdi e l'oro della sua mano. La paura mi prende sopra la bestemmia. Re, nel cuore sconosciuto dell'amore, come un fiore fiorisce di notte. Tu! Calma la tua rabbianza. Loro, i tuoi seguaci, in cosa credono? Parla! In me! Blasfemo! Tu non sei un profeta! Dal fondo dell'inferno sottieni il potere di stregoneria. Nel baratro della morte conduci la folla. O re, come uno sciame di farfalle colorate, ruotano intorno a me. Desideri, segreti e frenesie. Ecco la danza dell'amore, nel calore dell'infinito. Quante belle cose, sai, ma non quello che dovresti. Il mondo è stato in un modo
abitato da uomini che hanno avuto sempre le stesse medesime passioni. E sempre fu chi serve e chi comanda, e chi serve mal volentieri, e chi serve volentieri, e chi si ribella ed è fuggito. Ecco, mio re, questa è la strada giusta. Mi sono liberato. Che libero mi seguo sulla preziosa strada. Mi porterò nel mio mondo, nei boschi di dolce ombra. Re, nessuno può essere il mio giudice. Rossana, la notte ha coperto tutto. Ora è il momento di capire. Ora è il momento di esistere, nostro re. È l'ora della bellezza. Vieni dal ciel profondo, o l'abisso t'esprime. Bellezza, dal tuo sguardo infernale e divino, piovono senza scelta il beneficio e il crimine, e a questo ti si può apparentare al vino. Sorgi dal nero pantro o discendi dagli astri, segui il destino docile come un cane, tu semini i tuoi panni a casaccio, tra fortune e inganni, e governi su tutto e di nulla t'affanni. Venga tu dall'inferno o dal cielo, che importa, bellezza, mostro immane, mostro candido e fresco. Se il tuo piede, il tuo sguardo, il tuo riso, la porta m'aprono a un infinito che amo e non conosco. Arcangelo Sirena, da Satana o da Dio, che importa se tu, o fata dagli occhi di velluto, luce, profumo, musica, unico bene mio, rendi più dolce il mondo, meno triste il minuto. Specchio di pioggia e asfalto, ci naviga dentro il cielo, grigio o bianco, acqua e cielo, ma tu sei una goccia che non cade. Guarigione, come un'ultima frase da terminare. Lucero e Detrisi vanno a cercare Rossana vestiti da pastori. Dove mi ha portato, compagno? Vestito così poi. È qui che si raduna con il suo seguito. Sono innanzi come un bambino. Oggi mi sento un vagabondo, un mendicante per mano di nostalgia. Odio amore, molte parole, brucia nel fuoco del potere. Mio re! Mio re! Risvegliato! Risvegliato è l'incantesimo! L'incantesimo è il sogno! E lì si ascolta, in lontananza la sua voce. Il cuore è una fiaccola ardente! Il cuore, mio re! La luna arriva all'improvviso, illuminando il misterioso padiglione di questa notte. È sbagliato, lo caro lo sciame di sogni. Re, guarda! Rossana! Eccomi, Re. Mi hai chiamato. Sei tu, Rossana. La bella bocca sboccia nel tuo sorriso dolce. I tuoi capelli ondano di splendore e vivo tuo volto. Sei tu, Rossana, oppure un fantasma? Ti sto vicino, mio signore. Nel mozzo di Malvore, a te vengo. Dammi la mano, Ruggero, voglio condurti nel mio castello. Ne stavamo mio da creare. Dammi la mano, Ruggero. Ma lui dov'è? Il pastore? Andato, passato, sparito nel buio, fuso con la nebbia. Non ci credo, dov'è il pastore? Per i cieli silenziosi, lì, tra le rovine, dove vive il desiderio perfetto, parla con un sorriso felice. Che il tuo cuore voglia innalzare la tua potenza solitaria nella forma eterna. Ecco ciò che ha fatto grande un re! La conoscenza e la saggezza! Re, riesci a sentire la mia voce? Batte la fiamma al cielo, bandiera celeste, gioiosa frenesia, sorrisi segreti, profondità diventano trasparenti. In fondo un cuore solitario,
esorto nel viaggio senza fine. Il tuo cuore è puro, mio re. E dirisi già all'alba, il sole, e dal profondo della mia solitudine, ora sono re. Sì, mio sire, sei nel regno dell'amore in umiltà e senza altro. Non far giungere alla lingua i pensieri che hai in testa, e bada di non mettere in atto quelli più scuri brasi. Sii familiare con te stesso. E come la notte segue il giorno, ne seguirà che tu non potrai essere falso con nessuno. Grazie, mio santo. Gli amici di provata fiducia, tienili attaccati alla tua anima, convintoli d'acciaio, ma non sciuparti la mano a furia di stringerla. Evita le liti, ma se ti capita di esservi coinvolto, fai in modo che sia il tuo avversario a preoccuparsi di te. Offri il tuo orecchio a tutti, ma apposi la tua voce. Ascolta il parere degli altri, ma il tuo non offrirlo con troppa facilità. Grandi ampi poteri nelle sue mani, cherubini e serafini.
potere sulla faccia di fronte alla potenza della tua caduta. Dio benedica il nostro re Ruggero, la sua nobile moglie, che Dio vi benedica. Su un trono d'oro sopra le nuvole, brandendo i poteri nelle sue mani, cherubini e serafini, poteri sulla faccia di fronte alla potenza della tua caduta. Dio benedica il nostro re Ruggero, la sua nobile moglie, che Dio vi benedica. Ruggero, con le mani, sembra strapparsi il cuore per donarlo al sole. Diventa l'esempio assoluto e perfetto, diventa martire, modello a cui tutta l'umanità può tendere come alta ispirazione. In esso non si fa fatica di intravedere la figura di un novello Messia, oppure di un novello San Francesco. Egli appartiene all'Eterno. Una luminosità si irradia da lui come se fosse la fonte dell'energia. Dietro e intorno a lui tutto sprofonda, nell'oscurità più completa. Tra luce e ombra, il re Ruggero testimonia l'eterna ambiguità delle aspirazioni umane, nella ricerca dell'assoluto. L'uomo dentro cui dimora un Dio. 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 Per ringraziare
di questo eccezionale lavoro che hanno fatto e credo che sia sotto gli occhi di tutti. Io diciamo che sono un frequentatore di teatro e qui stesso ho visto alternarsi compagnie che non erano a questo livello. Complimenti, bravo, bravo. Avete fatto un lavoro eccezionale. Invito Salvatore a dire qualche parola perché lui il nostro mattatore. Mi auguro che questa collaborazione con il Ruggero II continui. E grazie, veramente grazie per questo lavoro eccezionale che avete fatto. Grazie. Sarò brevissimo, 44 ragazzi, dall'inizio alla fine, di solito nella mia decennale esperienza, sono 27 anni che lavoro nelle scuole e non solo, con laboratori di teatro, con la formazione teatrale, e capita raramente nelle scuole partire in 44 ed arrivare in 44, questo significa che abbiamo dato uno stimolo ai ragazzi, l'ha dato la scuola, il preside Caloia che è molto attivo in questo senso, voglio ricordare anche il vice che è qui, Nico Ciccarelli, grazie, e ovviamente i docenti che hanno accompagnato, che sono la professoressa Capacchione e la mia collaboratrice Santa Capriolo, sono di cuore perché ogni iniziativa non sono io soltanto a trasmettere qualcosa, ma anche i ragazzi, e ne sono più di 15.000 che dalla provincia di Avellino e oltre hanno seguito i miei laboratori, quindi grazie mille, grazie.